abbiamo davvero una bella squadra. E per finire torniamo al teatro con il debutto al Nazionale di Genova dello spettacolo Fantozzi, una tragedia. Tratto dai libri di Paolo Villaggio, porta in scena il divertente ma amaro personaggio che lui ha creato, interpretato benissimo dall'attore Gianni Fantoni. Il nostro Alessandro l'ha intervistato. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma cosa fa? Mi dà del tu? Ah, no, no, dicevo, batti, batti lei! Ah, congiuntivo! Ciao Gianni, prima di tutto, a me Fantozzi piace tantissimo, ma tanti bambini non lo conoscono. Secondo te, perché dovrebbero scoprirlo? Dovrebbero scoprirlo innanzitutto, grazie del ciao che rispondo adesso anche se ho un po' in ritardo, ciao, ciao a tutti quelli che stanno guardando, dovrebbero scoprirlo perché Fantozzi è una specie di essere immortale a cui succedono un sacco di sfortune, gli schiacciano la macchina, schiacciano lui stesso più volte, lo fregano in tanti modi, ma lui reagisce e soprattutto resuscita sempre. Ma come hai fatto a calarti nella parte di Fantozzi? Sei identico. Allora, un po' è stata la genetica che ha lavorato, quindi voglio dire, la natura già di per sé ci ha messo del suo, mi ha dato una voce che più o meno è molto vicina a quella che faceva Paolo Villaggio, che è il creatore di Fantozzi e anche l'interprete di Fantozzi, per cui con poca fatica riesco a fare la voce, quella narrata, partenza alle 5:15 della mattina. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Oppure l'altra voce, che invece è quella di Fantozzi. Cioè, scusi, è praticamente. Dunque, allora. No, aspetti! Mi ricordo. Ma qual è la domanda? Come ho fatto? A parte la voce, dicevo, che così è stata un po' la natura, e mi sono talmente appassionato da quando ero ragazzo a questo personaggio che l'ho visto talmente tante volte che ho imparato un po' come si muove, come parla e anche a un certo punto come ragiona. Sarà gli 8 e 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Fantozzi fa morire dal ridere, ma fa anche pensare. Ci dici quali sono le caratteristiche della sua comicità? Le caratteristiche sono che è un personaggio tragico, perché lui succedono delle cose veramente molto tragiche, molto dolorose. Perché fa ridere un personaggio quando è molto tragico e gli succedono delle cose più terribili? Perché noi lo vediamo da distanza, perché la tragedia vista da una certa distanza diventa comicità, ci fa ridere, soprattutto se la tragedia succede a qualcun altro. Anche la moglie Pina, la figlia Mariangela, i colleghi Filini, Calboni, la signora Silvani sono personaggi importantissimi. Ci spieghi perché? Perché nella commedia è importante che sia un gioco di squadra. Non c'è uno che fa tutto, ma è uno che passa la palla a tanti altri che poi gliela rimandano indietro e dopo lui può fare gol. Da Genova poi partirà una tournée. Puoi farci un saluto ai nostri telespettatori? Beh, allora saluto tutti gli spettabili. Ho l'osservazione un po' azzerata e vi ringrazio per il disagio che mi avete causato. Un'interpretazione pazzesca! E vi ricordiamo che lo spettacolo sarà in scena al Teatro Nazionale fino all'11 di febbraio, da non perdere assolutamente!